Pallaraschi, dove si è poi trasferita l'attività di pallacanestro da femminile a pallacino e anche a pallacanestro la parte maschile, che venne trasferita da via Kennedy al Palazzo dello Sport, quando il CUS Parma si fuse e nacque la CBM. Verso la fine degli anni 70, qui al Pallaraschi fecero un raduno di 4-5 giorni con la nazionale di basket maschile, la nazionale maggiore. Vennero quindi una quarantina di migliori giocatori italiani, e erano divisi in 4 squadre e fecero un torneo. Ho visto il palazzetto molto, molto affollato in quel periodo, perché poi si allenavano anche la mattina. Io allora insegnavo alle scuole medie, portavano i bambini la mattina a vedere gli allenamenti e il pomeriggio a vedere le partite, perché appunto facevo questo torneo. E c'erano grandi campioni come Meneghin, come Bariviera, Marzorati, Recalcati, i migliori giocatori della nazionale maggiore. Alloggiava al Jolly Stendhal e la mattina, e tra l'altro, i giocatori andavano nelle scuole per fare un po' di stare assieme ai bambini che diventavano matti. Io ricordo Marzorati che firmava autografi e stette lì fino a quasi alle 2 di pomeriggio a firmare autografi a questi bambini che vedevano questi atleti che avevano ammirato soltanto in televisione. CBM era uno sponsor cremonese che venne a Parma con delle grandissime ambizioni. Fece un paio d'anni di Serie C, vivacchiando in Serie C, poi investì parecchi denari e fece una Serie B ad altissimo livello. In Serie B, come autor Busatti, prese dei giovani di grandissimo avvenire, dalla Virtus di Bologna, da Pesaro, dei ragazzi che poi fecero ottimi, ottimi campionati anche in Serie A. L'allenatore era Ievo Lella e venne addirittura Carlo Recalcati. Carlo Recalcati veniva da Cantù, era giocato moltissime partite in nazionale, era stato un mostro sacro della pallacanestro italiana. Recalcati svolgeva il ruolo di giocatore allenatore. Ecco, i primi anni della CBM il palazzetto non aveva gli spalti laterali, le ali laterali, quindi il pubblico poteva assistere alle partite solamente dalla tribuna centrale. Delle ultime partite della CBM fu contro Reggio Emilia. La partita era fondamentale per accedere alla Serie A. Chi avesse vinto quella partita sarebbe infatti salito di categoria. Purtroppo la nostra squadra perse di un punto due proprio nel finale. Questo fece sì che successivamente, con la morte del presidente Busatti, la squadra si sciolse. Fu un vero peccato, perché io sono convinto che se si fosse vinta quella partita e si fosse andati in Serie A, sarebbe cambiata la storia della pallacanestro a Parma, perché era un momento in cui c'erano molti sponsor, in cui si poteva veramente fare qualcosa di positivo. Ecco, io devo dire che qui hanno giocato dei grandi giocatori anche di basket e anche dei ragazzi di Parma. Io volevo citare due nostri consiglieri, come Claudio Guerreri, che abitava a Mariano, pensate, lui abitava a Mariano e veniva ad allenarsi alla palestra dei Giordani in bicicletta da Mariano, quindi d'inverno, sfidando le intemperie, e lui tutti i giorni, quando c'era allenamento, 2-3 volte alla settimana, perché allora questi erano i ritmi della pallacanestro, veniva da Mariano in bicicletta per allenarsi. Un altro ragazzo, il nostro consigliere, che ha avuto un ruolo importante nella pallacanestro a Parma, è stato Danilo Allegri, che ha giocato per parecchi anni nel Rapid, nella CBM, e poi ha fatto anche allenatore del CUS.
Quindi questa è la storia un po' della nostra pallacanestro. Rivedere il palazzetto adesso, dove ho visto tante partite sia maschili che femminili, dove ho visto tanti vincere tanti trofei, e io stesso ho avuto la fortuna di fare parte del Basket Parma quando abbiamo vinto lo scudetto, ma abbiamo vinto anche delle coppe Ronchetti, abbiamo vinto tre Coppe Italia, Supercoppa Italiana. Questo palazzetto mi evoca moltissimi ricordi, e adesso un po' di emozione c'è bisogno.